Giorgione! Dell'anno passato. Ah, i film più brutti sicuramente dei registi, quelli anziani. Woody Allen con Vroom con amore, Oliver Stone e Belvin guardabile, e anche Ridley Scott con Prometheus, non è stato veramente brutto. Per i film italiani, in seguito di Benvenuti a Su, Benvenuti a Nord, se lo potevano risparmiare. I più belli invece? I più belli, i film italiani, Diaz sicuramente, Io e te di Bertolucci, non male, e anche Reality di Garrone, bene. Poi per riguardo i film belli grossi, può essere 007 Batman. E Giorgio, cosa ne pensi di questo ultimo film di Quentin Tarantino? È attesissimo, Tarantino, film atteso dell'anno insieme a Spielberg. Django, esatto. Django, bellissimo, si pensa bellissimo, anche Tim Burton, domani, Frank, qui penso che sia un bel film. Posto? Una cosa di Giorgio, e cosa ne pensi della campagna elettorale in corso? La campagna elettorale Monti, la più grossa delusione dell'anno, se lo poteva spiegare questo gito in politica, che è andato alla Vezzale, si aspettavano i professori, ma delusione totale, poteva stare a casa. Giorgione, ora le faccio una domanda un po' insolita, cosa ne pensa di queste serie TV di quest'ultimo periodo? Le serie TV, sicuramente la migliore, Trono di Spade, Walking Dead 3, la terza serie, veramente bella, Modern Family fa ridere, e poi cos'altro? È Homeland, bellissima. Posso? Sport, il pallone d'oro di Messi. Ma forse è meritato, se lo mettava più in spagnolo, Iniesta per esempio, è giusto. Posto? Il film più bello comunque è Argo, ricordatevi. Giorgione. Di là adesso l'opinione, coglione!